Prima Montepaschi, poi Finmeccanica, quindi il caso Maugeri con le accuse a Roberto Formigoni e infine la condanna di Raffaele Fitto per tangenti. Sono le inchieste a dominare ormai la scena elettorale, con sospetti e accuse che si intrecciano tra le maggiori forze politiche, Grillo escluso. Ieri la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sulla sanità, accusando Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia e candidato al Senato del PDL, di essere a capo di un'associazione a delinquere. In cambio di soldi alla Fondazione Maugeri prima e al San Raffaele poi, avrebbe ricevuto beni e utilità per 8 milioni di euro. Formigoni continua a dirsi innocente. Poche ore dopo, a Bari, l'ex governatore pugliese, ex ministro e attuale capolista alla Camera nelle file del PDL, Raffaele Fitto, è stato condannato a 4 anni di carcere e accusato di aver ricevuto nella campagna elettorale del 2005 una tangente da 500.000 euro dall'imprenditore Angelucci, al quale, in cambio, avrebbe assegnato un appalto da quasi 200 milioni di euro per la gestione delle residenze sanitarie assistite. Non ho mai preso una tangente, la risposta dell'ex governatore. Ma ieri è stata una giornata complicata anche per la Lega Nord, con l'arresto per corruzione internazionale dell'amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi, il manager considerato vicino in particolare a Roberto Maroni, che oggi si è detto pronto a querelare chiunque accosti il suo nome alla vicenda Finmeccanica. Ma l'arresto dell'amministratore delegato della maggiore holding pubblica imbarazza anche l'attuale governo, perché i contenuti dell'inchiesta erano noti da tempo. La presunta tangente pagata per una commessa di elicotteri al governo indiano rischia inoltre di diventare un caso diplomatico tra i due paesi, che già si stanno dando battaglia sulla vicenda dei due Marò. Il governo di Nuova Delhi ha sospeso il pagamento degli elicotteri. Se troveremo una qualche prova di corruzione, allora metteremo l'azienda sulla lista nera e cancelleremo il contratto, ha detto, senza alcuna diplomazia, il ministro della difesa indiano.